Ciao picciotti, oggi Buccellato, iniziamo! Dolce tipico della festa dell'Immacolata. Una corona di pasta frolla che viene farcita con un ripieno a base di frutta secca, fichi secchi, marmellato, papassa, cioccolato, marsala, scorza di arancia, scorza di mandarino, vanillina, cannella, pepe, olio di mosca. Tutto il mondo dentro ad un dolce. Dolce ricco di sapori molto aromatici. Oggi vedremo come fare un buccellato sia buono ma anche bello. Quindi vi spiegherò alcune tecniche per ottenere un buccellato con un bel disegno e più che altro che mantenga la forma in cottura. Ma adesso entriamo nel vivo della ricetta. Ma prima vediamo nel dettaglio. Sono a fuoco? Sì. Cosa serve? Per la pasta frolla avremo bisogno di 250 g di farina 00, 125 g di burro e della scorza di arancia, 125 g di zucchero a velo, 45 g di uovo e un pizzico di sale. Per il ripieno avremo bisogno di 200 g di fichi secchi, 50 g di mandorle, 50 g di noci e 50 g di nocciole, 20 g di uva passa, 50 g di marmellata di albicocche, 15 g di marsala, 60 g di cioccolato fondente, la scorza grattugiata di un'arancia e di un mandarino, mezza bustina di vanillina, noce moscata, pepe e cannella. Allora, in una bowl capiente aggiungo il burro morbido, quindi l'ho tirato fuori dal frigorifero un'oretta prima dell'inizio della lavorazione, scorze di arance bio non trattate, rum e catino, zucchero a velo. Inizio ad impastare con la mia mano. Adesso, una volta che il burro ha assorbito lo zucchero, aggiungo l'uovo, che non è un uovo intero, ma sono 45 grammi, che è diverso, quindi pesate sempre le uova. L'uovo, anch'esso a temperatura ambiente. Non uso bene i pronomi personali, Giuseppe. Allora, raggiunta questa pappettina, aggiungiamo il sale e in due volte la farina. Adesso mi trasferisco un attimo sul tavolo. Un'impastata leggera così andiamo a eliminare eventuali grumi. La impellicoliamo, adesso va in frigorifero per almeno 2 ore o una mezz'oretta in freezer. Ideale, come vi dico sempre, sarebbe farla la sera prima. La nostra frutta. Ma perché mi stampavo tutta la lingua imperugliata? Adesso tritiamo in maniera abbastanza grossolana la nostra frutta secca. Potete anche farlo con il mattarello volendo. Inserite la frutta dentro un sacchetto freezer e col mattarello fate un paio di passaggi. Noi utilizzeremo questo tritatutto. Aggiungiamo magari un paio di volte. Allora, i fichi che ho pulito, ho eliminato il cionzo e li ho lasciati una mezz'oretta a mollo in acqua. Questi potete farli pure a coltello, però che abbiamo la macchinetta in mezzo. Il cioccolato lo facciamo a coltello perché altrimenti facciamo esplodere il tritatutto. Perfetto, adesso possiamo andare ad unire tutti gli ingredienti. Uva passa, che ho lasciato ammorbidire sempre una mezz'oretta dell'acqua tiepida, e un pizzico di sale, che non guasta mai. E adesso impastiamo con uno degli strumenti più antichi del mondo, la mano. Lo impellicoliamo e lo lasciamo riposare una mezz'oretta in freezer. Adesso che la nostra farcia si è raffreddata, possiamo andare a formare il salsicciotto. Quindi, spolverata di farina. Possiamo pure la farina nelle mani. E andiamo a formare il salsicciotto. Andatelo compattando con le mani, che naturalmente non è un impasto elastico. Queste dosi sono per un buccellatino piccolo, quindi niente di troppo esagerato. Perfetto, una volta che vediamo che la misura è quella giusta, lo rimettiamo dritto, lo mettiamo in un vassoio e magari lo possiamo riposizionare in frigorifero perché dobbiamo pensare alla pasta frolla.
Spolverata leggera di farina, andiamo a rendere la nostra frolla leggermente più plastica. Spolverata di farina e iniziamo a stenderla. Creiamo una sorta di rettangolo. Farina sotto e un po' di farina sopra. Iniziamo a stenderla. Raggiunto lo spessore di circa mezzo centimetro, prendiamo il nostro salsicciotto, lo andiamo a posizionare un po' fuori. Andiamo a tagliare l'impasto, ci lasciamo un po' di spazio, giusto lo spazio per poi ricoprire la parte che abbiamo fatto uscire dalla frolla. In questo modo non andremo a sovrapporre pasta frolla e quindi ci sarà sempre la giusta quantità di pasta frolla e ripieno. Andiamo a rotolarlo così. Leviamo la frolla in eccesso. Sigilliamo. Andiamo un po' arrotondo e adesso, piano piano, senza rompere il condimento, andiamo a chiudere. Anche se si spacca leggermente non ci fa nulla, perché adesso andremo a pinzarlo. Farina sul fondo, così non c'è rischio che si attacca. È giunto il momento di utilizzare un attrezzo spaziale. Questa è una pinza per buccellato, cioè qualcuno si è inventato una pinza per fare la decorazione al buccellato. Allora, passo la pinza nella farina, stringo un po', la vado a pinzare, chiudo, ma devo tirarla fuori senza riaprire, appunto, perché sennò potrei andare proprio a spaccare il buccellato. E continuiamo così, facciamo pure parte di sopra. Cerchiamo di creare un'unica decorazione, pure all'interno. E continuo così per tutto il buccellato. Ci verranno circa due ore e mezza. Adesso va mezz'oretta in freezer, oppure potete metterlo in frigo e lasciarlo riposare 4-5 ore, magari potete prepararlo il giorno prima e poi domani lo infornate. Adesso andiamo in forno ventilato a 200 gradi per 10 minuti, in questo modo andiamo a sigillare bene il nostro buccellato e quindi non si deformerà. Vedrete che inizierà a colorarsi un po', allora abbassate la temperatura a 175 gradi e continuate per 10-12 minuti. Quindi complessivamente in 20-22 minuti avrete il vostro buccellato pronto. Allora, buccellato cotto, adesso lo andiamo a decorare. Lo lucido con un po' di marmellata di albicocche e un goccino di acqua. Mettetevi in un pentolino, portate a bollore, volendo potete anche aggiungere un mezzo cucchiaino di zucchero e lo andiamo a lucidare. Marmellata che ci servirà anche per attaccare il resto delle decorazioni, quindi granella di pistacchio. Qualche arancia candita. E ciliegie candite. Ok picciotti, il nostro buccellato è pronto, guardatelo che è bello, questa è proprio la tradizione siciliana. Adesso siamo giunti alla prova del taglio e dell'assaggio. Sono proprio i sapori del Natale, c'è un mix di aromi e di sapori buonissimo, poi ancora è tiepido, però abbiamo questo interno cremoso dato dai fichi e dalla marmellata e poi questa frolla croccantina, però nel frattempo sempre friabile. Veramente picciotti, è un dolce bello, buono, vi consiglio di farlo. Se seguite tutti i miei suggerimenti otterrete veramente un buccellato da fare bella figura. Quindi picciotti, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, di seguirmi su Instagram e di taggarmi nei vostri post e nelle vostre storie. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! Passo di notte ti saluto, frata, con una pampa al cuore e voce ardita.